Partiamo subito con le cose di oggi. Stai lì. E sarebbe bello vedere un incidente in diretta sull'autostrada e averla filmata. Ma bello, esplosioni, camion che esplodono come nei film, no? Che nei film basta una formichina sull'asfalto che la macchina si capota e poi esplode, cosa che non succede mai, che quelle sono esplosioni finte del cinema. Poi per fare un'esplosione così ci devi schiaffare un casino di benzina, perché la macchina sì c'ha la benzina, però anche esplosioni che fanno tipo mettono una bombetta, fanno quelle esplosioni belle tutte arancioni, queste sono tutte perché ci mettono la benzina. Buster hanno dimostrato tutto. Che caldo, porca puzzola! Oh, chi è che mi spacciuga sempre i comandi qua? Sì, molti fan se mi hanno scritto perché non parli di politica, te che sei così intelligente su tutto, allora oggi parleremo di politica. No, perché mi è giunta notizia che con me non è, hanno eletto 4 nuovi senatori a vita, che sono allora non me li ricordo tutti, mi ricordo Claudio Abbato, lo conosciamo tutti, musicista, conduttore d'orchestra, e Carlo Rubbia, fisico, matematico molto bravo, premio Nobel per la fisica. Allora io mi sono detto, ma porca puzzola, ok, bravissimi, tanto quanto sai fare Do Re Mi Fa Sol La Si col piffero, sai tutto, ma loro che cavolo c'entrano con la politica? Io non lo so, cioè gli vuoi dare un premio, una specie di premio Nobel, ok, però farli senatori non capisco il nesso, insomma è come se il Papa li elegge e li fa diventare cardinali, cioè cosa c'entra? Non c'entra niente, io non lo so. Poi ho guardato, sta mania qua è solo una mania un po' italiana, di dover dare una carica dello Stato a persone che non c'entrano niente. Perché, vabbè, io mi ricordavo Andreotti, vabbè, tutti lo amano, chi non ama Andreotti, no? Però, perlomeno lui era già un politico di suo, no? Quindi, secondo me, sapeva fare qualcosa, sicuramente avrà saputo fare qualcosa di buono, almeno quando diceva che c'è questo disegno di legge del comma 37, lui già magari diceva il comma 37, invece arriva Carlo Rubbia lì, sta smanettando un reattore nucleare, il comma 12, che è? Ecco, secondo me, quindi, questo è quanto. Poi ho guardato su Wikipedia italiano, fa vedere tutti quelli che sono eletti, perché inizialmente ho detto, ma mi sono subito detto, ma cosa c'entrano loro? Cioè, a sto punto eleggiamo pure Joe Bastianich come senatore perché sa bravo a cucinare, non lo so io. Ha dato un qualcosa all'Italia che altri cuochi non avevano dato, non lo so. A un certo momento ho detto, ma non mi sconfinse, cosa c'entra? Io pensavo che solo sto giro era successo così. Poi dopo sono andato a vedere Wikipedia, lo danno a persone così che non c'entrano niente, importantissimi, però non c'entrano niente con la politica, no? Ovviamente sapranno anche loro un po' di politica, però non c'entra niente. Però, essendo senatore, loro possono votare le cose. Poi la cosa bella, siccome sono senatori a vita, non possono essere tolti, allora loro possono fare quello che gli pare. Cioè possono sparare critiche di qua e di là, e intanto non si devono preoccupare che ci sono le elezioni, che poi non li possono, devono candidarsi, no? Questo è quanto. Allora, su Wikipedia fa vedere la lista Einaudi, quella lì, come si chiama, vecchia, bla bla bla, non lo so, Rita Medici Montalcini, premio Nobel per la medicina, però Wikipedia italiano dice solo questo. Invece Wikipedia americano, inglese,
fa vedere, vabbè, c'è l'articoletto sull'Italia più grosso degli altri. In Italia proprio sta pratica è di uso comune. Poi gli altri paesi dove c'è, che si eleggono senatori a vita, sono i paesi proprio importantissimi al mondo, quali il Congo, il Burundi, il Ruanda, il Paraguay e basta. Tutti gli altri l'hanno o abolito o non è più, non funziona più il suo sistema. Tipo la Francia ce l'aveva, poi l'ha tolto, il Canada l'ha tolto, la Somalia è importantissima, dovremmo, non so, Somalia 3G8 e basta. Questo è quanto. Questo è quello che ho carpito oggi della politica. Ovviamente uno dice, e che ce ne frega a noi, che eleggano chi vogliono. Però poi i senatori a vita hanno anche lo stipendio, da non sottovalutare, che saranno quei 16, 14, 15 dollaro più, dollaro meno, 1000 euro al mese. E anche la pensione, ovviamente. Quindi, ricapitolando, non capisco io, no, perché mi sono detto, ma in America ci saranno anche qua. Allora ho googolato e non ho trovato niente. Allora dopo ho capito il perché. Vabbè, se c'era anche in America succede un po' strocco, perché iniziamo a leggere anche gli attori, Arnold Schwarzenegger, Robert De Niro, tutti i registi anche, è perché hanno dato un contributo forte. E basta, questo è quello. Altre cose, ma niente di che. Poi io sapevo che Carlo Gubbio praticamente non stava più in Italia, stava sempre in Spagna a spacciugare con idee fantasiose il motore solare. Ma che cavolo il motore solare, dai, ma vai a lavorare in campagna. A proposito di campagna, vi posso dire ufficiale che Renzo Bossi è andato a lavorare in campagna, che molti dicevano che doveva andare a zappare. È andato a zappare, ha aperto non so cosa, un ranch, come lo chiama lui, dove ci sono, l'ha chiamato una specie di agriturismo, non lo so, l'ha chiamato la mia padania, una roba del genere. Bello, bravo. Pomodori della padania ci sono, saranno verdi, i famosissimi pomodori verdi fritti, sono pomodori padani. E basta, questo qua. Poi niente, stiamo ancora aspettando sto iPhone C, l'iWatch. Allora, oggi che giorno è? Il 30, olè. Domani il 31, dopodomani l'1, tris domani è il 2, quadris domani, cioè martedì, è il 4, e il 4 dovrebbe uscire il fantomatico Samsung Gear, l'orologio iWatch, smartwatch della Samsung, e ne vedremo delle belle. Ho già raccontato le mie speculazioni finanziarie, che sarà un flop. Comunque non io si lavora perché è il giorno dei lavoratori. Olè, giustizia fatta. Quindi programmi del fine settimana, non lo so. Comunque non avete visto la mia bellissima maglietta, l'avete vista? Questa qui, guarda. Questa qui l'ho presa ieri sera a BJ, 12 dollari. Dockers. Sicuramente fatta in Malesia, però Dockers, eh.
TV, niente di che. Fenomeno Beppe Grillo secondo me si è un po' affievolito, non si sente più parlare tanto, perché una volta c'erano sempre notizie, adesso niente di che, non si capisce più niente. Secondo me è stato un flop, non ve lo volevo dire, però è stato un po' un flop. Quello che invece nelle notizie tutti i giorni, sempre completamente, cavolo di processo di Berlusconi, è che due palle, cioè c'è sempre una notizia su Berlusconi, abbiamo capito, adesso finisce in prigione, non lo so, forse no, forse sì, e basta, avete rotto, ok, volete vedere come va a finire tutto quanto, ma non si parla d'altro, io non lo so, almeno ci vuole una bella notizia nuova, tipo un grillino beccato a mangiare una granita al limone in una spiaggia locale, non lo so. Era bello quando il Movimento 5 Stelle era all'apice e c'erano tutte queste indiscrezioni, tipo le foto del matrimonio di Vito Crimi, c'era lui mutante a casa, che era Panorama, aveva fatto uno scupone, le foto segrete, oppure quando dormivi in treno. E adesso non si parla più, si parla solo di Berlusconi. Domani io direi andare a fare un giro in bici, però sono un po' indeciso se andare in un percorso per noi gente con la mountain bike, noi sportivi estremi, perché ci sono ancora, fa ancora un gran caldo, poi arrivano le zanzare, sinceramente non ho voglia di fare niente, adesso arrivo a casa e dico io oggi questo divano lo sfondo, non mi alzo neanche se arriva il terremoto. Che film è, che film è? Allora, già ieri su Facebook avevo messo... A me Facebook piace, poi Twitter non riesco proprio a farmelo piacere. Direi che c'è gente strafissata con Twitter. Anzi, per la politica Twitter è il top. Ma a me proprio... Ma anche per tutto, no? Io proprio Twitter non mi piace, non mi piace, non riesco a esprimere le mie idee in 155 caratteri. Poi non mi piace perché è solo testo, non c'è uno. Cioè c'è la foto, ma non è che ti fa vedere la foto e sotto il coso. C'è il link della foto, deve avere tutto un carico. Invece Facebook è bello. Ma è bellissimo. Quindi io Twitter non ci gioco, ma neanche Google Plus. Google Plus è stato un flop, un flop pauroso. Dopo Google Plus anche Android, perché Android è un flop. Adesso Samsung ha rilasciato la nuova fotocamera tipo reflex, però con Android, costerà $1300 senza lente,
quindi parliamo di cifre, di cose quasi a livello professional della Canon. Però esteticamente praticamente è come un Samsung appiccicato dietro una reflex, c'ha tutte le icone, c'ha anche la chat, magari fa anche le foto, sarà comodissimo così. Ehi, ti sento benissimo. Cioè praticamente fai le telefonate da una reflex, però non è proprio una reflex, ho detto reflex per far capire, no? Però è senza specchio e mirrorless, che a me sto mirrorless non piace nelle fotocamere, perché io la mia fotocamera Canon la uso guardando dentro l'obiettivo, nel mirino, no? Non guardo, cioè c'ha la funzione che puoi vedere cosa scatti nel quadrante, ma così non mi piace. A parte il fatto che col sole non si vede bene, consuma più la batteria, e poi è molto più comodo guardare dentro, cioè con una visione ottica. Quella lì della Samsung invece dicono che non ha lo specchio della reflex, quindi non so del visore cosa vedi, magari c'ha un LCD, non so, uno schermino. Questo è quanto. C'è da dire che il termine reflex in America non si usa. Cioè, se io una volta avevo detto, oh, ho comprato una reflex, cos'è questa reflex? Uè, ma cosa l'è sta reflex? Mi ha detto Bruce, no? Con questo accento. Praticamente la reflex, il termine non esiste. Si dice di... No, si dice S... No, si dice DSLR, che ovviamente è un'abbreviazione, perché gli americani sono fissati con l'abbreviazione. D starà per digital, SLR vorrà dire SE, lo so, System Laser Reflection, non lo so, l'avevo visto ma non me lo ricordo. DSLR. Allora, quindi niente di che. Poi la Samsung ha rilasciato anche, non so se è già in commercio, comunque l'ha già annunciato, il Galaxy, no, il Samsung Galaxy Mega. Così, un cellulare così. Beh, ma questo ve l'ho già detto, che loro hanno il complesso di del cellulare piccolo, no? Allora loro dicono, più grande lo fai, meglio è. Ovviamente la comunità nerd, solo le donne hanno detto no, grande non è bello. Questo è quanto. Le femen hanno detto non è detto che grande sia bello, e quindi hanno subito bocciato l'idea sminchiolatissima del Samsung grande bello. Siamo arrivati a casa, adesso ci spariamo non lo so cosa, un po' di controllo, controllo, fa cagare, ci spariamo un bel filmetto. Ieri sera ho guardato Una poltrona per due, lo davano in TV, allora l'ho registrato e l'ho rivisto per la 102esima volta. Poltrona in due, lo ricordiamo tutti, il film che c'è Dan Aykroyd, c'è Eddie Murphy, che si scambiano i ruoli, no? Allora, all'inizio c'è una pubblicità occulta della Apple, praticamente c'è Mortimer, quelli lì, i vecchi, i due vecchi, che uno c'ha un giornale e dietro c'ha, si vede Apple 2, cioè non si vede tanto, però si vede, e chi lo riconosce, lo riconosce. Quindi non so, magari nella versione non cinematografica l'hanno tagliato un po' il quadrante, allora non si vede bene, però comunque in due inquadrature si vede benissimo che è una pubblicità dell'Apple, Apple 2. E questo è quanto. Allora per il momento è tutto, ciao a tutti.